siamo qui a Bologna con Vincenzo Santopadre pochi minuti dopo che Matteo Berrettini ha battuto Elias Imer e l'Italia si è qualificata come prima nel suo girone e quindi giocherà a Malaga. Vincenzo, che soddisfazione è vedere per il tuo ragazzo che l'hai visto crescere, nascere quasi ed è in Coppa Davis e vincere partite nell'entusiasmo generale? È una grandissima soddisfazione perché penso che sia un po' il sogno di tutti gli allenatori, no? Crescere un ragazzo insieme ad altre persone, ovviamente ad altri componenti del team, dello staff, persone che ci hanno lavorato nel corso di questi 13, 12, 14 anni, ormai ho perso il conto, però vedere questo ragazzo che rappresenta l'Italia, tiene a questi colori, ci teneva tanto a questa competizione, ci tengo anch'io per me, per lui, per tutti gli appassionati, insomma sappiamo quanto voglia dire. Io ti ho visto giocare da numero forse 100 del mondo in Finlandia, può essere? Può darsi proprio di sì, sì, sì. Sì. Cioè, che hai fatto? Hai giocato il doppio con Navarra? In Finlandia giocai nel 2001 il doppio a Navarra e vincemmo, addirittura vincemmo. Pensa un po', poi hai giocato anche con me, ma quella era una partita amichevole. Senti, che non contava nulla. Senti, Matteo, ha sofferto un po' quest'anno, diciamo la verità, gli è successo un po' di tutto. Il problema, prima l'addome, poi il pugno, cioè il bel dito, eccetera. Poi non ha potuto giocare Roma, non ha potuto giocare Parigi, non ha potuto giocare Wimbledon. Quanto è stata dura? È stata durissima, molto dura, soprattutto questi stop and go lo hanno un pochino minato, come è normale che sia, perché comunque un ragazzo ha voglia, ha dovuto saltare appuntamenti importanti dopo che aveva saltato anche le finals dell'anno scorso complice un infortunio, per cui ha avuto il Covid, diciamo che per fortuna si rialza sempre, è stato un anno anche quest'anno di grandi privazioni perché non disputare Wimbledon, Roma, Parigi è stato insomma duro, però per fortuna ecco adesso c'è stata, vediamo anche che c'è la Davis, vediamo anche il futuro che può essere più che rosa. Senti, l'estate americana non è stata di grandissima soddisfazione, però poi insomma un quarto di finale alla US Open anni fa sarebbe stato celebrato come un trionfo, ormai ci siamo abituati male, lui è andato in finale a Wimbledon, andiamo in semifinale negli altri tornei e anche a New York e tutti si aspettano che debba arrivare sempre in finale. Hai detto bene, tutti si aspettano che debba arrivare sempre in finale, però c'è un equilibrio sottile, non dobbiamo mai dare nulla per scontato, dobbiamo essere ambire sempre ad avere qualcosa in più, quello sì, però con molta forse più serenità rispetto a quella che può essere la delusione di perdere un match. Senti, adesso siamo in finale a Malaga e l'Italia è considerata una delle squadre più forti perché tutto sommato si dice il numero 2 Berrettini, le altre squadre forse non ce l'hanno. No, se si dice è così, poi bisogna scendere in campo come al solito. Siamo fra le squadre favorite secondo te o no? L'anno scorso la Russia era più forte di tutte e onestamente c'era Medvedev e Rublev e quest'anno i russi non ci sono. Ci potrebbero essere Alcaraz e Nadal, però insomma a parte Alcaraz e Nadal siamo i più forti. Siamo tra i più forti, questo non vuol dire che vinceremo, però sappiamo di esserlo e questa consapevolezza ci deve dare anch'essa più forza, sapendo che non ci sono squadre deboli assolutamente e bisogna sempre, ripeto, scendere in campo, sarà monotono, ma è così. Un'ultima annotazione, contro Imer Berrettini ha vinto 6-4-6-4 perdendo soltanto una volta, non perdendo mai il servizio, strappando un break per set e ha perso in tutto, te lo dico perché magari ancora non lo sai, 6 punti sul servizio, cioè ha fatto 31 punti su 33 quando ha messo la prima e ne ha fatti 7 su 11 quando ha messo la seconda. Sono numeri importanti, però bisogna ambire sempre di più, capito? Quindi 10, perché non ne ha persi 9? Adesso lavoreremo per te. No, scherzi a parte. Ha fatto un grande match, secondo me, soprattutto al servizio. Non era assolutamente un match scontato, era un match che doveva giocare, è stato bravo molto al servizio, in risposta forse, io sono un po' maniacale su queste cose, si poteva fare anche un pizzico in più, però insomma siamo contenti. Bene, allora noi siamo contenti, Vincenzo è contento, noi siamo con lui e noi ringraziamo Vincenzo per seguire sempre Matteo Berrettini, ma lo ringraziamo anche per la disponibilità che sempre ci dà. Grazie mille, Vincenzo. Grazie a voi, ciao Matteo.